Giuseppe, complimenti. Primo posto oggi, si ritorna alle vette della classifica, esatto, dopo un po' di assenza. Ci siamo riusciti finalmente, dovevo provare questa nuova decklist macchina, ero un po' tentato, volevo provare altro, però sapendo che magari oggi purtroppo ho un compagno di team che è nazionale e alcuni compagni oggi non potevano esserci, abbiamo preferito fare una cosa molto più tranquilla e testare questa versione, che mi è piaciuta molto, sono rimasto contento. Non è fantastica, sono sincero, però ci stava, era un pensiero che avevo avuto proprio all'inizio degli spoiler, ero sicuro che sarebbe andata bene, però qualcosa non mi è piaciuta, però faceva parte del testing, alla fine uno gioca per imparare sempre. Ho portato un bellissimo Roid, Betoniera, guarda, Betoniera best card, allora con la skill Piccolo Eroe di Grande Città, scusatemi se qui, nuovo sponsor Handicars, non è vero però, ok? Purtroppo la skill l'ho dimenticata all'ultimo secondo, mentre montavo il mazzo, quindi ho dovuto giocare con questa oggi. Però nessun problema perché l'ho giocato mille volte questa skill, la conoscono tutti. Allora, Betoniera, fantastica, grande amica, è un 2002 che bitta, diventa un qualsiasi droid. La posso rimuovere per evocare un fusione. Troppo forte è mio figlio. Tre droid che in questo meta sono molto graziosi, molto forti e da soli mi levano mostri molto preoccupanti o roba particolare. Il caro vecchio submarine droid con cui ho un legame troppo affettivo, troppo forte. Attacca diretto, fa sempre 800 tranne quando ha 0 e poi va in difesa. Difficilmente può essere distrutto in battaglia con 1800. In questo momento la carta più forte è Assalitore Edit di Assailant, quindi solo con Joy potrebbe andarci di sopra, però è molto forte. Steamroid, che è molto forte, diventa un 2003, purtroppo perderà molte cose, però è un Roid essenziale. Ecco qui il fulcro del nuovo mazzo, 3 Vortex, 2 squadre. Tutto l'ambaradam stava sul fatto che già mi piaceva l'idea prima all'inizio dello spoiler che lui stesso, evocandolo normal, ti puoi mettere due carte in mano, dalla mano al deck, pescare due carte. Quando viene distrutto peschi una carta, se la distruggi per la skill peschi un'altra carta ancora, con questa qui ne peschi un'altra ancora. Questo non ci avevo pensato sinceramente, però questo sì, è molto forte, ma non deve mai assolutamente essere l'opening, perché a campo libero sei pronto a perdere praticamente, quindi lo devi fare almeno con un mostro in campo ben difeso, oppure non attivi l'effetto e lo secchi. Però il più grande value lo fa in questo modo, perché addi, peschi e peschi ancora, ti cambi fino a 4 carte in mano essenzialmente, però sprechi la normal. Devo dire che solo quando iniziavo per primo, essendo che era un testing e la prima l'avevo persa, ne ho desiderate due, perché effettivamente non desiderate due e una, perché non è la migliore opening che volevo fare, però a 30 carte una e una non mi facevano paura. Tre Galaxy fortissime in un meta che abbiamo qui da noi, spacchi una coperta e poi spacchi una scoperta, poi spacchi veramente un sacco di cose ed è molto utile perché comunque bisogna di campo libero o di non subire cose. Due Shrink per far sopravvivere i tuoi mostri. Mono Hammershot, perché qui da noi ci sono molti Evil Hero, ci sono molti Battle Survivor, molte carte che solo con questa risolvi. Pam e spacchi. Meglio di offerta a condannato, a mio avviso. O comunque non ti bloccano la draw. Non mi bloccano la draw ed è buona anche contro un ipotetico Jinx, cosa che difficilmente ho visto. 3 Floodgate per dobbiamo stallare, perché comunque la mia giocata, diciamo, base è sempre insieme a Submarine Roid, quindi se faccio settare i mostri attaccherò con lui 5 volte e vinci. Una cosa che non tutti fanno è stata, ho messo 3 Wabuoku a posto di 3 Etaka, perché volevo avere ho fatto una prova sostanzialmente per vedere se poteva essere meglio contro determinati matchup, sì e no. Personalmente
in alcune cose mi ha aiutato, in alcune cose no. Stavo testando, però personalmente è andata bene, ho evitato gli otticappi da Eviliro finché ho potuto, e comunque sostanzialmente solo questa mi evita lui che si distrugge, a meno che non è Dryroid l'avversario, quindi comunque mi sono piaciuta. Due mie tech personali che ho provato una volta e mi sono piaciute, con queste qui, sempre per difendermi i Submarine Roid, lì di mezzo all'attacco del mostro, non può sicuramente arrivare a 1800, rimane lì giallo, rimane lì che non può fare nulla sostanzialmente, a meno che non ha chissà che effetto. Diciamo che l'ho reputato ottimo contro eventuali mostri grossi, contro eventuali mostri giusti, perché comunque il mostro rimaneva lì e basta. Mi serve solo per continuare a proteggere lui e monorovina per spaccare.